Ciao a tutti e bentornati a The Long Reach, episodio numero 6 e forse ultimo episodio di questa miniserie. Spero tu sia in un posto migliore adesso. Purtroppo non ho giocato questo capitolo insieme a tutto il resto, anche se avrei voluto. Ma era notte fonda e ho preferito fermarmi un secondo perché volevo dare una dignità anche al finale del gioco. Almeno quello che credo sarà il finale del gioco. E lo dico perché in realtà... Madonna. Devo ammettere di aver sbirciato una soluzione per vedere quantomeno quanto tempo manca. Quanto... Jim, sei vivo? Vaffanculo, al sistema. Questo non è reale, qualunque cosa tu stia pensando. Dammi il mio cazzo di avvocato. Ok. Vediamo se la porta si apre. Ovviamente no. Una moneta. Di là c'è qualcuno. Chissà se adesso ci sono ancora... pazzi invasati che cercano di ammazzarci. Cos'è stato? Ah, è lui. Sì, figliolo. Ora sarai tuo figlio. Tutti sono i miei figlioli. Non posso ancora permetterti di ascendere. Forse hai delle domande? Dov'è la mia roba? Non ti serve dove stai andando. È un bel posto. Che cos'è questa ascensione? È quando fuggirai da questo mondo mortale. Quando presenterai la tua anima al giudizio di creature, di esseri più superiori. Una volta verrai giudicato devoto o peccatore. Ascendendo, alcuni peccati potrebbero venire ignorati. Perché hai ucciso Meg? Non ho ucciso Meg. Scegli ha mentito? Ovviamente quella troia ti ha mentito. Ho aiutato la sua ascensione, l'ho aiutato ad ascendere e incontrare il giudizio divino. Divino ce lo aggiungiamo. Cosa è successo a Shelly? Ha portato le spalle al suo dio. Poteva essere molto di più, ma ha deciso di servire il peccato. Shelly ha cercato di prendere il mio gregge e affogarlo nel peccato. Ho temo per le anime delle sue vittime. Sta bene, Jim? Jim sta più che bene. È l'anima più pura di tutte. Non ha bisogno di ascendere. Visto che è stato già dichiarato devoto e puro. Com'è possibile? Non è forse qui, Jim? È semplice, davvero. Forse farò meglio ad andare. Goditela finché puoi.
Hai trovato un segno incompleto. È inutile, non è finito. L'altare che li crea è rotto. Nessuna preghiera può aggiustare la grazia al cazzo. Non è abbastanza per l'ascensione, mi dispiace. Che altare? L'altare che crea l'effigie di Alan dai materiali grezzi. La chiamo la stampante di Alan. Ah, quindi solo una stampante 3D. Ah, ho capito. Sono felice che tu abbia capito. Non posso fare niente senza di essa. Mi dispiace. Però abbiamo un Thorn Belt, una moneta. Ah, e la statuetta non serve un cazzo. Ok. Qui? Non toccare le campane. Ah, è lui. Perché? Il gregge può sentirle. Anche i crociati vennero qui, che sono arrivati qua. Stavano cercando i rintocchi. Si sono convertiti o sono morti nell'ignominia. La campana funziona. Non ha funzionato su di te? Sono venuto perché c'è della gente che sta morendo. E le campane aiutano. Ho salvato molti dal posto oscuro. Ora allontanati dalle mie campane. Una chiave. Ma che ci può servire? Ah, forse per aprire la porta verso gli ascensori? Ok. Il fatto che non abbiamo più la torcia mi mette alquanto a disagio. Ascensore che non si può abilitare, utilizzare. La statua è scolpita. Un'effigie di Alex che si è pentito e ha abbracciato la vera fede. E pigliala. È un cadavere. La macchina. Vediamo cosa c'è poi di qua. Corridoio. Qui ci si può nascondere. E il fatto che ci si possa nascondere non mi fa presagire nulla di buono. Bella. Ops. It's a nail in the branch, and it bleeds. Un artiglio che sanguina. Un chiodo. Perché sta sanguinando? Non si sposterà a causa di tutta questa edera. Colonna sonora del gioco quando si sente non è per niente male. Altrimenti sentite, sono più o meno suoni d'atmosfera. Che non so cosa sia in realtà. Cioè, to drop vuol dire sganciare, ma. O comunque abbandonare. Ma cover the core isn't. O lasciar cadere, insomma. In a case where the core isn't working, can you send it to Shelly? It's working, ce l'abbiamo fatta. Jim read the code from the core. Something went south. Serve il codice perché le cose stanno andate a puttane. Paper guillotine, fitting. No, non possiamo usarla. Glue. Colla. Ed è asciutta. Da qui. Ok.
Qui ci sono cose, soldering station, quindi una postazione per saldare. Iron tweezers and a tiny fan to heat up a graphic card like that. Ok. I wait to fix a torn belt. Qui ci si nasconde ancora. Ma prima di entrare in quella porta vediamo di qua cosa c'è. Solvente. Ok, solvente nella colla. Ok, quindi un dosatore. It takes ages to dry. E invece col phon fatto. In questo lo possiamo riportare. Oh cazzo. Potrebbe fare una grossa cazzata in realtà. Jamie, che ha rifiutato l'eresia in favore del vero signore. Ascensori. Printing. Ok, quindi è tutto collegato, bene. The machine, qui siamo negli elevators. Ok. Vediamo se riusciamo a sistemare la stampante 3D. Vediamo cosa stampa. E la farei vedere da Maxwell per vedere cosa. A lui no? Ti è folle stronzo, te l'ho riparata. Ce l'hai fatta! Posso provarne altre? Sì, ora posso vedere Alan. Non sei il primo della licoda. Dovrei aspettare. Non voglio scendere, devo incontrarlo. Non è possibile. Il core per il bet è inaccessibile per tutti, tranne a coloro che conoscono il codice. Nemmeno io lo so, solo i più puri. Ora scusami, devo prepararmi per le ascensioni. Ok, i più puri. O quelli che sono morti. Oppure il nostro amico Jim, qui. Jim, mi serve aiuto. Voglio la libertà. Svegliati, ce la puoi fare. Vai a farti fottere. Sta tornando indietro? Quindi si va a stampare le sue cose. Sono curioso di vedere. Ok, quindi rimane lì. Ha cambiato location fondamentalmente. Però adesso magari possiamo esaminare le campane. Visto che non c'è più lui. L'abbiamo presa proprio. Ottimo.
Sapete dove va? Almeno dove credo che vada. Eh sì. Ne serve un'altra. Serve un'altra campana. Qui c'è lo stronzone. Qui gli ascensori non vanno. Qui siamo tornati indietro. Qui non possiamo entrarci. Vediamo anche, devo stare un po' più attento anche a quello che c'è su schermo, perché potrebbe esserci degli indizi grafici proprio sullo sfondo o comunque nell'ambientazione. Qui non c'è una mazza. C'è simpaticone. E proviamo a eluderlo. Vicky, che mi amava. Ma vaffanculo! No, 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 no. Abbiamo messo la terza, la seconda campana. Campana, sì. Forse facciamo il giro. Oh, qua non ci eravamo venuti. Uber Jingli, le chiavi. Gesù Cristo, è un sacco di istruzioni. Scegli davvero, è molto davvero intelligente. La statua è scolpita con lì, che è morto da martire di, prima di, della sua, di avere la possibilità di ascendere. Il computer di Shelly, cazzarola, c'è la password. Calvin, mi spiace per il biglietto. Non volevo essere dura. Sai che ti amo anche se mi arrabbio, giusto? Farò la spesa tornando a casa e ti comprerò le tue caramelle preferite da Simon. Scusa se vuoi dinché. Ah, salve, abbiamo ricevuto le richieste per la torta. Sono molto specifiche, grazie mille. Ad ogni modo. È sicuro che vuole la torta di cioccolato con chocolate frosting e crema al cioccolato? Salve Natalie, lo sposo vi ha mandato la mail sbagliata. Mandatela alla mia o alla sua email personale. Non una con il dominio General Education. E comunque sì, il cioccolato vince, spacca. Calvin, faccio tardi stasera. Ci sono alcuni problemi al lavoro che devo sistemare. Ti amo, Shelly. Cazzo. Calvin, amore, non tornerò. Non credo di poter uscire sicura dalla situazione in cui sono adesso. Ciò che sto per fare probabilmente mi ucciderà. Mi ucciderà. Ma devo farlo. Nessun altro può. E presto, non ne sarò più in grado nemmeno io.
Mi spiace di averti dato un ultimato, quell'ultimato. Continua a rivederti, perché vedere che mi lasci un sacco ripetutamente. Sei pazzo, arrabbiato, piangi. E mia nonna ti uccide. Tu mi uccidi, menomandomi. Ma poi ci incontriamo di nuovo, ci baciamo. E ti amo così tanto. Non posso sopportare l'idea che non ti rivedrò mai più. Chiunque mi ha fatto questo, alla mia personale, alla mia ricerca, la pagherà. Qui non ci sono però codici. Ah, questa non l'ha mandata, Draft Unsent. Un gong. Di cosa sarà fatto? Why did Shelly have even did this? Allora, il nostro amico è lì. Camminiamoci al piano. Jim Malkovich. Ah, quindi questa è la stanza di Jim. Non ci sarà una mazza la stanza di Jim, ma questo magari. No. Non è che dobbiamo mettere il gong. Insieme alla. E diventa una campana insieme al keyring. Vediamo. Che magari invece di una campana. Ok. Yes. E non si è aperto, ovviamente. Una moneta, forse bisogna suonare. Funziona. Uguali, sì. Sono le stesse note della colonna sonora. Tutto ciò non ci serve un cazzo, a quanto pare. Anche se andrei a parlare con il nostro amichetto Maxwell. Jim, ci dice un cazzo. Fuck the system, vaffanculo, ok, non ce la fa. No.
Vediamo se gli diciamo It's me, Stu. Va a farti fottere. Va bene. Sì, figliolo. Non sono tuo figlio, psicopatico. Tutti sono miei child, I can provide sanctuary, questions. Ho una mezza idea. Se sarà veramente noioso farlo, se non ci riusciamo subito. Mi faccio inseguire nella machine dal nostro amico Zombotto. Vediamo se funziona. Red Machine è qua. E lui è proprio qui dietro. Ok. Bene, bene, stronzo, 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 stronzo. Potrebbe non essere stata la scelta giusta? Dai. Però il fatto che lo mettano così vicino a me, puzza. Ma ci facciamo inseguire fin da Maxwell. Vediamo se si riesce. Dai, su. Allora, queste scene di azione così. Non so se ci avete giocato. Ma mi ricordano un po' Soma, la fine. Soma è un gioco bellissimo. È un'avventura in prima persona, horror. Non si combatte fondamentalmente, ma si fugge. Non ci vieni qua? Vediamo un attimo. Non viene di qua. Ok. Proviamo a parlare con Meg. Ora che abbiamo suonato le campane, insomma. Magari. Alice ha detto qualcosa. Sono già, ho paura così. Dai. Che palle. Abbiamo già chiesto tutto e non possiamo chiedergli altro. Cosa ce ne facciamo di avere Maxwell qui però? Un gazzo. Il codice non ce lo fanno neanche inserire.
Quindi non è questione di trovarlo in giro. Allora, io temo di dover suonare queste campane in un ordine ben preciso. Lì sopra lampeggiano in un certo modo le lucine. Ah, guarda. Si muovono. No, era giusto. No. Non si è ancora spostato il tutto. No, cazzo, allora. No. No, cazzo, allora. Uno, tre, due, uno. Uno, tre, due. Ancora chiuso, ma... Ah, 1, 3, 2 e poi qualcosa con la moneta. Bello! E 3 con la moneta. 2 con... no, ok. 1, 3, 2, moneta, suonala. Si è aperto il tutto. No, chiuso. Allora, uno. Palle. Tre. Due. Tre con...
Ok. Yes. Era la musica di sottofondo. Bellissimo enigma, perché se facciamo finta di essere davvero in quel luogo dove tutta la realtà si sta distorcendo in base a quello che percepisce il protagonista, è tutto giusto. Salve Stewart, sono contento che sia tornato. Sì, immagino che non si sarebbe fermata finché non avessi fatto qualcosa. Avanti, uccidimi. Mi resta poco comunque. Non ti puoi permettere di minacciarmi e poi morire. Non posso fare niente. Non posso sistemare Max. Non posso sistemare il sistema. Ho completamente fallito. Ma chi se ne frega di te e di sistemare le cose? Sai che? Che c'è? Vai in mio ufficio. Chiama questo numero. Allora digli che abbiamo bisogno di pulizia. Esattamente questo. Le linee sono tutte interne. È un numero speciale, Stewart. So che i nostri telefoni sono interni. Dopo che hai chiamato, vai al centro. Sai dove si trova, giusto? Sì. Bene. Vai dentro e uccidilo. Non c'è un codice? Merda. C'è un codice. Il mio non funzionava, però perciò merda. Vai a questo numero. Chiamo questo numero al mio ufficio. Intanto cercherò di fare qualcosa col codice. Sociopatico addormentato. Quindi, bellissimo enigma, veramente mi è piaciuto un sacco. L'ufficio di Shelley. Superaci. Ho sbagliato direzione? Forse no. Non ci sei fin qui, vero? Salve. Abbiamo bisogno di una pulizia. Perché? Shelley sta morendo. Quindi una pulizia completa? Sì. Ok, arriviamo. Todd, prepara la squadra. GE e la General Education ha fatto un casino. Mi spiace, scusi, non doveva sentire anche lei. Non diceva lei. Ok, adesso speriamo che quella pazza abbia sistemato. Mica ci segue, povero. E invece, vediamo se al buio non ci vede. Il fatto che non abbiamo modo di combatterli è abbastanza estenuante.
Vabbè, siamo bloccati. Forse no. Vediamo dove ci fa riprendere il gioco. Da dopo la telefonata, immagino. Ok. Forse ha riposizionato lo zombie. Invece no, è ancora lì. E che cazzo. No, niente, ci vede anche il buio sto stronzo. Bene. Tocca solo aspettare. E magari non correre. No. O si è fermato. Ok. Ma va a cagare. Sempre una moneta abbiamo, eh. Se cammino così, sentite che non fa rumore. Non so se conta. Il brutto dei giochi bidimensionali in questo senso è che non vediamo quello che vede il nostro protagonista. Che palle. Siamo a 40 minuti di episodio. Ragazzi, facciamo così. L'episodio termina qui. Vediamo di finirlo la prossima volta. E magari di liberarci di questo piccolo impiccio, da poco. Sono molto curioso, perché questa parte finale si sta rivelando molto figa. Spero che non ci sia una roba super racambolesca finale, perché non è molto... non sarebbe il gioco adatto. Comunque lo scopriamo al prossimo episodio. Ciao!